lì. Vogliono continuare a rompere i coglioni e la Russia prenderà tutto. Gli spetta. Intensificazione dell'intro... alla faccia dei coglioni che ancora parlano che la Russia non ha le forze, che Putin è malato. Cioè. Intensificazione dell'intromissione britannica nei sultanati lungo le coste dell'Arabia da Aden 1839 fino al Golfo Persico, dove erano state occupate nel 1867 le isole Bahrain. Vi dice qualcosa sui potentati del petrolio che dettano legge? Tutti organizzati dall'Inghilterra, tutti con i conti delle loro compagnie petrolifere nella City di Londra. Crescente influenza della Persia, paese di grande importanza per i petroli, dove gli inglesi si trovavano di fronte come competitori tedeschi, col loro progetto delle ferrovie Berlino-Baghdad e i russi. Ricordiamoci sempre il progetto Berlino-Baghdad, che è una delle cause principali della Prima Guerra Mondiale. E ricordiamoci anche che, per nostra fortuna, la Persia non è più nelle mani di questi signori. E infatti adesso... non è detto che entri in guerra con Israele al momento. Esattamente, esattamente. Ma perché è importante? Perché la Persia era controllata, ed è stata controllata dagli inglesi fino all'impero di Reza Pahlavi. Cancellazione dell'antica rivalità con la Francia e di conseguenza con la Russia sua alleata, per osarne sul continente la forza Reza militare. Reza Pahlavi, Shah di Persia, ed esiliato a Roma per tantissimi anni, che si è comprato mezza Sardegna. Esatto. Quello era il figlio dello Shah. Beh, il figlio. Per usarne sul continente la forza militare contro la Germania. No, ma quello era il figlio, non era il figlio dello Shah. Il figlio dello Shah era un coglione, per quello c'è stata la rivoluzione, perché mancava il manico. Il nerbo. Quello che si è comprato metà Sardegna era il figlio di Ali Khan. Ali Khan, bravo, bravo, esatto. Il capo spirituale degli ismailiti, tanto spirituale che ogni anno lo mettevano su una bilancia e sull'altra parte della bilancia oro, argento e mirra, capito? Per usarne sul continente la forza militare contro la Germania e nel Mediterraneo la forza navale a tutela dell'equilibrio anglosassone di questo mare. 1907. Asservimento politico del Portogallo ed economico della Spagna. Ricordatevele queste cose. Asservimento politico che ancora perdura. Non a caso certi personaggi che avevano fatto il colpo di Stato del 25 luglio in Italia andarono a rifugiarsi in Portogallo. Non c'è mai un caso nella storia. Re. Alimento della tradizionale amicizia con l'Italia, curando che non fosse mai di buoni rapporti con nessun altro paese mediterraneo, specialmente con la Francia. Hai capito quali erano i fini dei buoni rapporti dell'Inghilterra con l'Italia? A ciò che non l'Italia non facesse delle alleanze autonome con i vari paesi allora, europei. Adesso invece ci ritroviamo che Francia e Inghilterra sono alleate sotto il profilo globalista, economico e finanziario. Adesso possiamo vedere, però se in Francia, che ha una tradizione rivoluzionaria, avviene una rivoluzione contro il burattino dei Rothschild, e ricordiamoci bene che l'attuale presidente della Francia è un dipendente, è pagato, è un dipendente della banca. È stato ufficialmente dipendente della banca Rothschild fino a poco tempo fa. Era tutt'oggi. Adesso dice di no, ma va a capire. Ma qua glielo dire, ma ti immagini che cazzo la gente ci crede. Solo i francesi ci credono. E li vorrei mandare persino Combattere. A combattere in Ucraina. Dai, vai, vai. Chiudiamo. Cari amici, ci siamo divertiti a darvi delle informazioni. Fatele sempre buon uso. Priapus. Sempre. Aspetta che qua girate.